La variante rimane in piedi, centrocampo a tre con Zuparic, schermo davanti alla difesa Brugman, Memusciai, Mezzeali, ma molto dipenderà dalle condizioni di Matteo Politano che dopo il lieve affaticamento inguinale sembra completamente recuperato. Con l'esterno abile sarà ancora 4-4-2, da capire a questo punto se Baroni opterà per il tandem Brugman-Memusciai, l'albanese a rientro, il grande ex della partita, oppure se sacrificherà uno dei due a vantaggio di Zuparic, che mediana sabato al fianco dell'uruguagio ha fatto un figurone, così come è accaduto lo scorso anno. Gestione Marino. Senza Politano non ci sarebbero dubbi. Zuparic davanti alla difesa, Memusciai e Brugman interni di centrocampo, Bjarnason e Melchiorri larghi a supporto di Sansovini, riferimento centrale. Dietro Fornasiero Pucino in coppia con Salamon, ma tutto lascia pensare che il sistema di gioco non muterà. Dunque 4-4-2, Politano e Bjarnason esterni, Melchiorri e Sansovini di punta e poi il grande dilemma di centrocampo. Memusciai con Brugman e Zuparic centrale difensivo, oppure il croato assieme ad uno tra l'albanese favorito e il calciatore sudamericano. Di certo c'è che il confronto in programma a Carpi deve essere considerato un vero e proprio esame di maturità. Di fronte alla difesa meno battuta, 21 gol, e l'attacco più prolifico, quello biancazzurro, con 51 reti all'attivo. Il dominio in campionato degli emiliani è a dir poco evidente. Numeri impressionanti: primo posto con 59 punti, 8 di vantaggio sul Bologna, 10 sull'Avellino, terzo in classifica. Nelle ultime 6 partite, 4 pareggi e 2 vittorie per l'11 di Fabrizio Castori, che nello stesso lasso di tempo non ha incassato neanche un gol. 4-4-1-1 il sistema di gioco, non ancora al meglio il nigeriano Bakogu, che al massimo andrà in panchina. In difesa Poli per l'ex Simone Romagnoli, squalificato. A centrocampo Porcari in luogo di Bianco, anch'egli fermato dal giudice sportivo. Davanti Pasciuti, alle spalle dell'ex Roberto Inglese. Inizio ore 15, dirige Pezzuto di Lecce.